Teresa Yorga, and she's doing an artist book for us today. That is something unexpected, but I'm very, very happy of, because I like you to see what watercolor can apply also in another artist application, like Libro d'Artista, from artist book. Dicevo buonasera a tutti, siamo qui queste tre anni, non sono che tre anni, ma sono anni passati. E siamo con Teresa Yorga, che ci fa un bel regalo oggi, perché mi ha appena detto che non farà uno dei suoi lavori tradizionali, ma che farà un libro d'artista. Ovviamente ho utilizzato la Google della Fabriano, e questa cosa ci riempie di gioia, perché così come quest'anno abbiamo voluto fare in tanti altri momenti, sono felice che possiamo vedere anche un altro applicativo dell'acquarello della pittura d'acqua su un, con un mezzo artistico che solitamente dagli acquarellisti non viene utilizzato. Quindi Teresa Yorga con un libro d'artista. Teresa Yorga con un artist book. Devi parlare, es una historia muy reciente, pero viene producida porque a Fabriano y a veces de los papeles Fabriano, y me enamoré de este desplegable. I'm going to do this artist book because when I came to Fabriano, I saw this folding book and I fell in love with it. So I thought I'm going to do that for my demo in Fabriano. Entonces preguntó a precio, me dijeron que no estaba a la venta. Digo, bueno, vendré el último día, yo lo compraré. No está a la venta. Oh, y viene el señor y me lo regala. Pues muy bien, ahora lo realizaré y lo regalaré también. Pero lo curioso es que tiene más de 2 metros de largo. Me asusté. Dopo lo dico in italiano. When I saw the book, I fell in love with it, and so it was in one of the booths at FICO, and so I said, how much is it? Because I want to buy it. They said, no, we cannot sell it. So I said, well, the last day I will try to buy it. I said, no, it's not for sale. But then the man gave it to me. So he was very moved, and he said, okay, I will do it, I will paint it, and then I will give it to them. So that's my way of giving it back. The size is 11.5 by 16.5. But she got a shock because it was over 2 meters long. Quando lei è andata a Fabriano, a tutti i negozi di Fabriano, di Bologna, di Alfico, lei si è innamorata di questo libro d'artista e ha detto quanto costa, lo voglio comprare, ma non era da vendita. Quindi alla fine lei ha insistito, ma gli hanno detto tieni, lei lo può prendere, e così lei ha deciso di farlo e poi di regalarlo. La misura è più di 16 cm di alto e ha più di 2 metri. E adesso vediamo quello che lei ha fatto con questo. Entonces, deshecho en principio, pero me iba dando cosas que podía crear. Se me ocurrió tomarlo por la mitad y coserlo. Doblarlo y coserlo. Y ha quedado a 1 metro y algo más. Ya está. So when en este formato. Y procuré que no se me ensucie la cubierta, porque la cubierta ya la tengo preparada. Vamos a ver. So I thought, no, it's 2 meters too long. But then my head was turning, so I thought, no,
what I will do is I will fold it in half and then sew it together. And so now it's a little bit over a meter. I'm only concerned that it doesn't, that the cover doesn't get dirty. E quando ho visto che erano due metri ho deciso di non farlo perché era troppo lungo. Ma dopo pensando ho pensato no, lo posso piegare a metà e poi cucirlo. E così farò questo per i due lati e spero che la coperta non si sporca. Beh. Ya saben algunos de ustedes que mi moda de dibujar es cortar, romper y coser. As most of you, I suppose you know, you all know that my way of painting is cutting, tearing, and then sewing again together. Deconstruction. Penso che tutti sapete che il mio modo di dipingere è spaccare, tagliare, rompere e poi cucire insieme. Allora, decostruzione e costruzione. Ya he decidido el silencio para que ustedes pudieran captar la esencia de la creación de la acuarela. No hablaré, solo trabajaré. I would like to ask from you silence because so that I can concentrate, but not only that I concentrate, but you can concentrate on the creative process of watercolor, and you can really perceive and feel what I'm doing. So I will not be talking, and I will paint in silence. Vi chiedo per favore di stare in silenzio tutto il tempo che io dipingo, così potrete capire meglio tutta l'essenza del lavoro mio sull'acquarello e come interagisco con lui. Io lavorerò in silenzio. Al final daré una explicación que ustedes ya habrán comprendido. At the end I will give an explanation that you will already have understood. Alla fine darò una spiegazione che sicuramente tutti voi avrete già capito. Empezamos. We start. Thank you.
s'estenguen. Això és la composició arquitectònica de l'obra. Aquesta és la composició arquitectònica de l'obra. This is the architectonical composition of the work. La composició arquitectònica de l'obra. Ahora vamos a por los colores. La composición arquitectónica de la ópera, this is the architectonic composition of the work. Como autor turquesa. Turquesa de cobalto, cobalt turquoise. Azul de Prusia. Prussian blue, azul de Prusia. Amarillo, cadmio. Cadmio yellow. Mezclado con amarillo oro. Amarillo de cadmio. Amarillo de cadmio. Sí, sí. No, è giallo. 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 Opera. Pink opera. Rojo. And pyro red, rosso di opera, rosa di opera, e rosso pirro. Es muchísima pintura. Molta, molta pintura. Vale. Vamos a empezar con el color más limpio, el amarillo. We start now with the cleanest color, which is yellow. Cominciamo adesso con il colore più pulito, che è il giallo. Very, very carefully wetting the paper. Ironically. Thank you.
Now it's powdered graphite. Come si chiama? Graphite in polvere, no? Com'è in inglese? Powdered graphite. Graphite in polvere. Graphite. Graphite. Della marca. Che colore ha? Come? Che colore è proprio color? Color grafito. Grafite. Come si chiama questo? Grigio. Artgraf, sì, grazie. Artgraf. It's a Portuguese company, una compagnia anche del Portogallo. Thank you.
Biologos de la R. Dialogues of the War in support of Ukraine. Dialogue de la Guerra per dare supporto all'Ucraina.